Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè Gams Go, il portale di condivisione degli account dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi che seguite la versione di Barley. Nuovo double feature della versione di Barley, oggi infatti parleremo di due film che fanno parte di una trilogia. Trilogia il cui terzo capitolo è uscito la scorsa settimana al cinema negli Stati Uniti e in Italia, boh, prima o poi uscirà, credo, forse, spero. Due film molto diversi tra loro, uno un pochino più banalotto ma piacevole, l'altro davvero imperdibile. Due film scritti e diretti dallo stesso regista, cioè Ty West, e interpretato dalla stessa attrice, cioè Mia Goth. I titoli dei due film sono X del 2022 e Pearl del 2023, in attesa di Maxine, che prima o poi appunto arriverà al cinema in Italia. Probabilmente doppiato da tua zia. Perché parlare proprio di questi film? Perché pur essendo uno un omaggio spudorato al cinema horror classico americano degli anni 70 e l'altro un punto di vista scioccante e decisamente innovativo sulla follia umana, secondo me raccontano moltissimo della società moderna. Approfondiamo insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Da quando esiste l'immagine dipinta, fotografata o ripresa con una telecamera, l'essere umano ha capito che la vanità e la ricerca spasmodica del successo possono essere armi molto potenti. Armi di propaganda, per esempio, mostrando leader politici che riescono ad alzare montagne con la sola forza delle braccia, o al contrario convincere popoli interi ad odiare altri popoli, o cancellare scomode verità storiche. Ma l'immagine negli anni ha assunto anche un altro ruolo, piuttosto controverso. Un ruolo che sembra non cedere il passo, anzi, che accresce il suo pericoloso appeal soprattutto grazie a nuovi mezzi di divulgazione, come gli smartphone e i social. Sto parlando dell'immagine femminile, o meglio, della sua mercificazione e incontrollata sessualizzazione. Da sempre il corpo della donna viene dipinto, fotografato e ripreso come oggetto sessuale, come innesto di desideri sessuali. Esiste tutto un filone di pittura erotica, così come esiste tutto un filone di fotografia erotica, così come è sempre esistito il cinema erotico e porno. Probabilmente dal giorno dopo l'invenzione della prima macchina da presa a pellicola. Ma perché l'uomo è così attratto e dipendente dalle immagini pornografiche? Per quanto riguarda l'uomo, nel senso essere umano di sesso maschile, è una delle tante manifestazioni di potere che esercita sulla donna. Per chi produce materiale pornografico, ma anche per chi lo consuma. Citando un po' di psicologia spicciola, i consumatori compulsivi di pornografia, grazie al materiale pornografico, soddisfano il loro bisogno nascosto e inenarrabile di sottomettere la donna, di possederla, di comandarla, renderla un mero oggetto di piacere sessuale senza nessun'altra interazione emotiva. Sono persone ovviamente malate, potenziali predatori. Esiste una patologia chiamata cyber sex addiction che etichetta questo tipo di persone. Malattia che tra l'altro oggi ha un innesto di una potenza atomica, cioè il porno online accessibile in ogni momento della giornata. Ma questa malattia non viene fomentata solo dalla pornografia online, ma anche dal 90% della comunicazione pubblicitaria. L'esempio più lampante è la serie degli spot del silicone Saratoga. Brava Giovanna Brava, ormai uno spudorato e dichiarato omaggio ai cliché più archetipici del porno. Cosa state facendo? Sto verniciando e Giovanna mi aiuta. Brava Giovanna, brava. Quindi l'uomo attraverso il porno sfrutta il corpo femminile e sfoga la sua smania di possedere quello stesso corpo. Ma la donna perché si concede alla pornografia? Beh, la storia risponde a questa domanda in due modi distinti. Chi ci crede e chi ci casca. Il mondo del porno è ricco di imprenditrici donne, spesso ex attrici, oggi registe o produttrici di materiale hard, che hanno deciso di intraprendere quella professione con il mindset appunto dell'imprenditore. Il mio corpo è uno strumento per raggiungere l'obiettivo. Penso alla nostra Valentina Nappi, per dirne una. Ma il mondo del porno è ricco anche di migliaia di ragazze che semplicemente ci cascano. Perché sono soldi facili, perché è un pretesto per andare via di casa, perché è comunque una vetrina.
una possibile anticamera per il successo. Riguardo a questo aspetto della storia, vi consiglio vivamente di guardare il documentario Hot Girl Wanted, lo trovate su Netflix, ed è davvero esaustivo su quanto sia facile oggi per una ragazza finire nella rete del porno senza quasi neanche accorgersene. Da qui mi riallaccio ai concetti di vanità e successo di cui ho parlato all'inizio del video. Concetti che negli anni 70 si sono mischiati ad altri due ingredienti decisamente esplosivi, cioè la rivoluzione sessuale e la profonda crisi della religione cattolica in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti. Sono gli anni del sesso libero, della poligamia, delle comuni che professavano i poteri benefici delle orge. E guarda caso, sono gli anni in cui la pornografia, da underground e amatoriale, diventa un vero e proprio business. Diventa soprattutto un genere cinematografico. Bastavano poche centinaia di dollari, una telecamera, delle ragazze disinibite e dei ragazzi sessualmente dotati. Sono gli anni di John Holmes, di Debbie Does Dallas, di Gola Profonda. Se volete tuffarvi in questo mondo, assolutamente guardate Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, il film definitivo sulla genesi di quel movimento. E proprio in questo contesto è ambientato il primo film di questo double feature, cioè X. La troupe di un film porno prende in affitto il capanno di una fattoria sperduta nel nulla, fattoria di proprietà di una coppia di anziani che si rivelerà una coppia di killer spietati e amorali. Il film è pieno di reference a classici del cinema horror americano degli anni 70 come The Texas Chainsaw Massacre, non lo dico il titolo in italiano, ma sono omaggi rispettosi, soprattutto dichiarati. E il film X gioca molto con il sesso. Sesso letto come anticamera di una morte violenta, che è una sorta di regola degli horror di quei tempi. Regola che era soprattutto una presa in giro della cultura bigotta, che vedeva nella promiscuità sessuale la via più breve per l'inferno. Allora, diciamo che X non è un film particolarmente innovativo, ma è un film fatto con rispetto, fatto con la testa, e ha delle idee di montaggio molto particolari che lo elevano quel tanto che basta per farlo spiccare dal piattume dell'horror contemporaneo. Le due protagoniste di X sono Maxine, interpretata da Mia Goth, e l'anziana Pearl, interpretata sempre da Mia Goth. Sono due facce della stessa medaglia, due volti della stessa follia. Una follia che insegue vanità e successo a tutti i costi. Pearl è una donna che non ha vissuto la vita che avrebbe voluto vivere. È una repressa. Era una ballerina, era bellissima ed è finita ad invecchiare male, perché sembra una specie di mummia, in una fattoria sperduta nel nulla. E non ha potuto nemmeno vivere liberamente la sua vita sessuale, che capiamo essere stata caratterizzata da notevoli appetiti, però mai soddisfatti. Maxine è praticamente uguale a Pearl, con la differenza di essere nell'epoca giusta. Maxine, con la sua gioventù, con la sua sessualità, con la sua determinazione di voler diventare qualcuno, non ha nessun ostacolo tra sé e i suoi obiettivi. Pearl invidia la libertà e le possibilità di Maxine. E questa invidia diventa violenza e ovviamente finisce tutto in un massacro. L'altro film di questo double feature, lo dice il titolo stesso, è la storia di Pearl, quindi una sorta di prequel di X. Ambientato agli inizi degli anni 20, seguiamo le gesta appunto di Pearl, interpretata sempre da Mia Goth, che sogna la luce della ribalta come ballerina. Incontra la persona sbagliata, cioè il proiezionista di un cinema porno, che approfitta della debolezza mentale di Pearl, causata proprio dalla sua vanità e sete di successo, le fa mille promesse sulla possibilità di trasformarla in una stella solo per approfittare del suo corpo. Quando Pearl si rende conto di essere stata presa in giro da quest'uomo, la sua disillusione diventa violenza, che sfoga contro chiunque la metta di fronte alla realtà, cioè che lei non ha proprio i numeri per diventare una grande stella, che non sfamerà mai quella fame di successo che la rende folle. Pearl, a differenza di X, è un film della Madonna, è un horror moderno, psicologico, e unito a X diventa una lente attraverso la quale leggere la società dei nostri tempi. Oggi sui social esiste un soft porn fatto di bellissime ragazze che si mettono in mostra su Instagram o TikTok, esiste OnlyFans, e la pornografia online ormai è accettata quasi quanto l'oroscopo. E mi chiedo, oggi quale ostacolo morale o culturale può essere messo tra una ragazzina pronta a tutto per un minimo di visibilità e gli effetti collaterali delle sue scelte? Anche perché in passato il prezzo da pagare era il corpo, ma il payoff era comunque un briciolo di carriera.
E attenzione, quando dico questa cosa mi riferisco solo ed esclusivamente al mondo del porno, al mondo dell'hard, non al mondo dello spettacolo in generale. Quello è un altro discorso, un discorso molto più complesso che ho già trattato più volte, soprattutto parlando del movimento Me Too. Vi metto qui un video esplicativo che ho già fatto. Ed è un argomento che non toccherò in questo video. Insomma, dicevo, in passato, tra virgolette, vendevi il tuo corpo in cambio di una carriera nell'hard. Oggi il tuo corpo non lo vendi, lo dai via gratis. In cambio di 100.000 follower che qualsiasi ragazza con un bel paio di tette è in grado di tirar su in poche settimane. Quindi mi chiedo qual è il vero payoff di questo eterno peep show che abbiamo sempre disponibile sui social? A me sembra che sia solo un soddisfare la domanda di una mandria di uomini che non riescono a liberarsi di questo ancestrale bisogno di sbavare sul corpo femminile. Ma la soddisfazione di questa domanda toglie sempre più forza ai valori di una cultura che ogni ragazza dovrebbe avere del proprio corpo. Quanta follia si nasconde dietro questo volersi mostrare a tutti i costi? E i due film di Ty West e Mia Goth ci fanno riflettere proprio sulla sottile linea di confine tra follia e violenza. Detto questo, sono super curioso di vedere Maxine, anche perché da quando Mia Goth è diventata anche autrice, quindi co-sceneggiatrice di questi film, narrativamente hanno spiccato il volo. E ragazzi, che scoperta questa attrice! A me sarebbero bastati i titoli di coda di Pearl per darle tutti i premi di categoria a disposizione. Ma si sa, i parrucconi dietro ai premi cinematografici non premiano mai l'horror. Noiosi! Prima di passare alla birra, un minuto della vostra attenzione allo sponsor di questo video. Brava Giovanna, brava. Quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose? Netflix 12,99€ al mese, Disney Plus 8,99€, Spotify per la musica 10,99€ al mese, Paramount Plus 7,99€, Crunchyroll 4,99€ al mese. Essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi 46€ al mese, sono più di 500€ l'anno. Not a great plan. E se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di 15€ al mese? What? È possibile grazie a GamsGo, il servizio di sharing degli account condivisi. Abbonarsi è semplicissimo, andate sul link in descrizione, scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto Barley per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con GamsGo così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. Che birra abbiniamo a questi due film di Ty West? Allora, ho deciso di abbinare una birra del birrificio Filo di Lana, birra che si chiama Fuori dal Gregge. Ed è precisamente una IGA, cioè una birra prodotta con mosto d'uva. Questa birra è il perfetto punto d'incontro tra il mondo della birrificazione e il mondo della vinificazione. E l'ho scelta come abbinamento per due motivi. Primo, il colore, un colore leggermente rossastro, quindi volevo una birra rosso sangue. L'altro è proprio il nome, cioè Fuori dal Gregge. Ed è un po' un consiglio da anziano signore quale sono a questa generazione di ragazzine che pensano che mostrare il proprio corpo sui social dia loro valore. Ragazze, uscite da questo gregge, pensate fuori dal gregge. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si dovrebbe presentare, con un bel colore appunto più rosa che non rosso, perché è stato usato il mosto di un vino rosso. C'è una schiuma abbastanza persistente perché il mosto d'uva dona un alto tasso zuccherino alla birra e quindi di solito più zucchero è uguale a più schiuma. Al naso è davvero come annusare un rosé molto profumato, particolarmente profumato. Si sente anche un pizzico di frutto rosso come il lampone. La birra è molto piacevole. Devo dire che questo lotto ha una carbonazione forse un po' troppo accesa per i miei gusti, nel senso è molto frizzante. Diciamo che non incontra proprio il mio gusto personale, ma è in stile. Quindi Double Feature, X e Pearl di Ty West con Mia Goth, film consigliatissimi. Li trovate uno su Apple TV e uno su Amazon Prime Video per delle belle serate horror in attesa di Maxine, abbinati alla Fuori dal Gregge di Filo di Lana, che non è solo una birra ma è soprattutto un consiglio. E dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Visto che brava?